Questo festival dell'economia fallito, un festival gestito da Confindustria, organizzato con i soldi di tutti noi, con i soldi della provincia autonoma di Trento. È un festival con un titolo emblematico, tra ordine e disordine. Ecco, questo è il loro ordine, è l'ordine della guerra imposta, dell'economia di guerra. Esiste la guerra, quella fra stati, fra imperi, ma esiste anche una guerra a bassa intensità. È la guerra che ogni giorno subiscono i lavoratori, le lavoratrici, gli studenti e le studentesse con l'alternanza scuola-lavoro. È la guerra che subiamo noi in quanto precari, sfruttati. È la guerra che subiscono i migranti nel Mediterraneo. Ne muoiono uno al giorno. A inizio anno sono già morte oltre 600 persone, più di 3 persone al giorno per attraversare quel mare. È la guerra di chi impone i confini. Oggi stiamo vedendo un assaggio di quello che è il loro ordine. Una città completamente militarizzata. Ci sono sbirri dappertutto. Ogni via è presidiata. Non può essere contestato il loro ordine. E questo è il loro fallimento. Hanno bisogno di ritrovarsi in pochi. Hanno bisogno di avere l'applauso pagato. Hanno bisogno di avere la clap clap. Altrimenti non va nessuno, perché sappiamo bene che c'è una società che magari non ha ancora trovato le forme per insubordinarci a tutto questo, ma una società che non accetta la guerra, come non accetta la guerra a bassa intensità, che vuole trovare i modi per vivere meglio, per vivere una vita dignitosa. Qua questo festival non daranno nessuna ricetta che non è stata già prevista in questi ultimi 30 anni. La solita ricetta fatta di neoliberismo, di tagli al welfare, di maggiore precarietà, di paghe da fame, di sfruttamento nei campi e nelle filiere dell'industria. Ecco, noi oggi abbiamo deciso di provarci lo stesso. Sapevamo che la giornata non era facile, sappiamo benissimo di essere oramai in un clima di guerra, e nel clima di guerra vale tutto. E infatti abbiamo visto come questo centro storico è stato militarizzato. Diamo la nostra solidarietà a questi esercizi commerciali che sono stati chiusi, nel quale non è possibile avvicinarsi, non è possibile transitare per le vie del centro, perché il loro salotto, nel quale se la parlano e se la ridono fra di loro, deve rimanere un loro esclusivo salotto. Ebbene, oggi portiamo in questa città un dissenso chiaro sia alla guerra, sia alle logiche di guerra, ma sia alle stesse logiche di sfruttamento che tengono assieme sia Bonomi, sia i ministri che in questi giorni si sono avvicendati dal palco, e sia lo stesso generale che oggi, per paura di contestazioni, ha deciso di starsene a casa, interverrà semplicemente online, perché temevano le contestazioni, temevano che ci potesse essere qualcosa che andasse storto. Ebbene, noi comunque siamo qua, vogliamo fare sentire la nostra voce, più tardi partiremo in corteo, vogliamo attraversare le strade di questa città, anche se c'è la polizia, anche se hanno i caschi e il manganello.